Allora, il sito Spinoza è il meno visto. Allora, ho fatto una classifica anche nel terzo mondo, sai, roba di computer in Africa. Il sito meno visto, anche in Zambia, perché, scusa, ma qua in Zambia vi connettete? Sì, ma Spinoza no, non si riesce proprio perché non c'è ripetitore, l'anciulato alla sera, sai, qua non c'è da mangiare. Non... Ho detto, vabbè, adesso non diciamo tutto. Il sito Spinoza quanto vale? Vale 850.000 euro. A volerlo vendere tipo su Facebook. Lo vuole comprare un capo Masai che però poi lo vorrebbe chiudere. E gli ho detto: senti, non chiuderlo, no, voglio chiuderlo, non mi dispiace anche scherzare la gente. Ah, ho detto va bene, vediamoci domani. Dove? A Reggio Emilia. Lui, come mai? E ho detto: senti, dobbiamo vederci a Reggio Emilia. Sai quel bar anche abusivo? No, no, voglio sapere niente, per telefono c'è. Tutti ascoltano, senti, ho detto qua non ce la caviamo più. Il sito Spinoza è venduto. I due titolari vogliono 821.000 euro, che può venire anche sul mezzo milione di euro. Lo compra un capo Masai, basta. Poi che lui lo compra, lo chiude, lo fa un po' più bellino anche perché come grafica è un po' bruttino. Lui ha detto: ma voglio fare io che sono vestito da Masai con le perline. Ma senti. Non è un sito da fare cretino, è un sito un po' completo quello lì. No, voglio fare un sito che... Ho detto, quello lì è un sito ufficiale. Non si ride, non si scherza sul sito Spinoza. Non facciamo tanto i cretini. Un conto è il sito dei Masai, puoi farti vedere che fa il mais, la polenta. Il Spinoza è un sito che va lasciato così. No, non so, guarda. Vediamo, perché sono in due. E anche un cinese vuole comprarlo, però ha detto che ma non è convinto. Vediamo, vediamo.